Ciao ragazzi, bentrovati, come state? Come avete iniziato l'anno nuovo? Ho visto che qualcuno di voi ha chiuso l'anno precedente addirittura facendo il bagno al mare e questo, come abbiamo detto nella precedente puntata di Swimming for Future, è relativo al fatto che le temperature sono in aumento al punto tale che addirittura nel Mediterraneo rispetto alla media globale le temperature sono aumentate del 20%. E questo però sta seriamente minacciando la biodiversità marina della quale vi voglio parlare oggi. Il Mediterraneo è tra le regioni del mondo in cui c'è la più alta concentrazione di diverse specie viventi, sono oltre 17.000. Il cambiamento climatico, l'inquinamento, piuttosto che l'eccessiva pesca sta minacciando la biodiversità marina al punto tale che negli ultimi 60 anni abbiamo perso il 41% dei predatori marini e se continuiamo di questo passo nei prossimi 10 anni ne perderemo un ulteriore 19%. Perdonatemi se il mio inglese non è proprio perfetto, ma secondo i dati della International Union for Conservation of Nature esiste una lista rossa con le specie a rischio. E tra queste troviamo a rischio di estinzione la comunissima anguilla, gli squali, piuttosto che le tartarughe marine e alcuni tipi di storione. Anche Caretta caretta, la tartaruga marina che io conosco bene, è seriamente a rischio. Pensate che ogni anno ci sono 150.000 casi di tartarughe che vengono soccorse perché ingeriscono plastica oppure rimangono impigliate nelle reti dei pescatori. E un terzo di questi 150.000 casi purtroppo non riesce a sopravvivere. La biodiversità contribuisce a mantenere sul nostro pianeta le condizioni ideali per la nostra sopravvivenza. E allora mi permetto di darvi un consiglio, anche perché io per primo ne farò tesoro, se mai doveste ritrovarvi a dover soccorrere un mammifero marino, potete chiamare i carabinieri forestali al numero 1515 oppure la capitaneria di porto al numero 1530, ma soprattutto vi chiedo una mano nella prevenzione. Non abbandoniamo la plastica, soprattutto nel mare, ma se ne troviamo anche in giro, per strada, cerchiamo di essere consapevoli che ognuno di noi può dare una mano e quindi teniamo l'ambiente pulito. Io vi ringrazio per questa puntata di Swimming for Future insieme a MedSea Foundation, da Corrado Sorrentino è tutto, ciao!